Quando... Buonasera a tutti, questa sera presso la Casa dei Popoli abbiamo l'onore di avere tra di noi Henry Camillo Bermudez, direttamente inviato dal Corriere del Libro. Sì, è un piacere essere qui a vedere questa mostra di poesia, di arte, anche perché l'arte è uno dei fattori fondamentali della mia vita, studiando presso la Federico II appunto cultura e amministrazione dei beni culturali. Sì, da un anno circa mi occupo anche con il Corriere dell'Isola della sezione cultura, mostre, vernissage e personaggi che si contraddistinguono sull'isola appunto per caratteristiche artistiche non indifferenti. Hai intervistato quindi anche diversi personaggi isolani? Sì, Gino Coppa tra i tanti, memoria storica di Forio, ma non solo dell'isola. Mi sono occupato anche di altri artisti della terraferma come Giuseppe Sticchi e anche altri che hanno esposto presso la nostra bellissima isola. Benissimo, e se dovessi riassumere l'arte, il concetto tuo particolare, come la definiresti? L'arte non si può esprimere attraverso una sola parola, perché ha diverse sfaccettature a mio modo di vedere. È una cosa di personale, di proprio, che ognuno vede in modo particolare, in modo proprio. Benissimo, sono d'accordo. E per quanto riguarda le opere esposte qui presso la Casa dei Popoli, cosa ne pensi? C'è un'opera in particolare che ti ha colpito? Mi ha colpito molto la sezione della Cina, dell'Oriente, proprio perché sono molto affascinato da questo mondo così lontano, così ricco comunque di valori, di principi che servirebbero, diciamo, nella società attuale occidentale, ormai troppo ricca, piena di cose futili e inutili, perché proprio la cultura orientale tende a vedere il soggetto come esistenza, come qualcosa di individuale. Certo, anche perché poi la cultura, insomma, è la base proprio dei valori di un popolo, giustamente. Certo, valori che purtroppo l'Occidente stiamo perdendo sempre di più, con una sorta di conformismo che sembra appunto pervadere ognuno di noi. Se ci facciamo caso, tutti pensiamo allo stesso modo, con le stesse cose, tutto omologato. Quindi un suggerimento che daresti ai giovani è quello di uscire, insomma, un po' dall'omologazione. Sì, di conoscere, di studiare, di sapere, di conoscere diverse realtà per arricchirsi e poter crearsi una propria personalità, un proprio carattere. Va benissimo, e questa sera è tutto. Ringraziamo il nostro Henry Camillo Bermudez.